vero e proprio gioiello. Difficile definire diversamente la mostra Pesaro racconta Rossini, un omaggio ai 150 anni dalla morte del Cigno di Pesaro, che ha dato vita a una serie di esposizioni diffuse tra Pesaro, Urbino e Fano. A Palazzo Mosca ci sono 6 sale con documenti, carteggi, immagini, esemplari di libretti d'opera e materiale per la prima volta esposto al pubblico che ricostruiscono le opere, i luoghi e la vita del grande Gioachino Rossini. Si presenta integralmente, tra l'altro, la collezione dei musei Ercolani Rossini, composta da 38 dipinti e un marmo pervenuti al musicista in punto di morte a pagamento del prestito fatto ai nobili bolognesi. Include altre 2 sedi, una a Urbino con Pelagio Palagi e Gioachino Rossini curata da Vittorio Sgarbi e Rossini il teatro La Musica a Fano presso il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. L'esposizione di Palazzo Mosca, con percorso narrativo a cura di Emanuele Aldrovandi, si potrà visitare fino al 18 novembre. La sezione principale è costituita da un'installazione originale e atipica, in cui il visitatore viene catturato da video, audio, foto, oggetti con cui interagire percorrendo 12 stazioni narrative. Attraverso la ricreazione di uno spazio teatrale si segue Gioachino dalla nascita fino all'ultimo concerto, incontrando la sua musica, le donne della sua vita, interpretata da delle attrici, e alcuni personaggi reali o immaginari che l'hanno conosciuto. L'allestimento multimediale, con tecnologie di ultima generazione, è alla portata di tutti e offre un'esperienza unica. Una vera chicca poi la mostra del pianoforte storico, con pezzi unici che saranno suonati da maestri per ricreare le esatte note del tempo. E fra pochi giorni comincia il ROF. Attraverso i pianoforti storici, attraverso i cimeli, attraverso le lettere distribuite sulle 3 sedi, per il cittadino, per il turista, ma anche per l'appassionato, lo studioso, tantissimi stimoli, tantissimi punti di lettura di partenza per la grandezza di Rossini, genio marchigiano, ambasciatore della bellezza italiana nel mondo, come sarà in quest'anno grazie anche alla legge speciale, soprattutto come anche volano turistico per tutto il nostro territorio. Un biglietto unico che dà diritto a visitare le 3 sedi museali e anche il trasporto, no? Con un piccolo sovrapprezzo. Sì, se non lavoro anche sul trasporto, in modo che ci sia anche la possibilità, anche qui, per i cittadini di non prendere l'auto e di girare e vedere anche le bellezze della nostra provincia muovendosi in autobus, grazie alla collaborazione con l'AMI, e anche ovviamente di muoversi per, mi sembra, 10 giorni dall'acquisto del biglietto unico sulle 3 città, con quindi libertà e possibilità anche di non prendere l'auto, sia per chi non conosce la strada, magari il turista, ma anche per il cittadino della nostra provincia che vuole rilassarsi e vederla meglio.